Va ora in onda l'intervista, un programma ideato e condotto da Giovanni Certomà. Un saluto a tutti gli ascoltatori, direi un abbraccio anche ad Arianna Giancani. Finalmente ci incontriamo in modo virtuale, da mesi esatto. Che ti inseguo, da mesi che ti inseguo. Assolutamente sì, io ti ringrazio di avermi inseguita, sono felice di essere qua a chiacchierare con te. Sono stati mesi pieni, ma appunto questo è un momento di calma forzata e quindi insomma sono felice di passarlo qua a chiacchierare con te. Beh, è un periodo in cui sicuramente la lettura ci può aiutare, dico io con grande insistenza, a riempire le nostre giornate, anche a farci sognare e ad evadere per certi versi. Assolutamente sì. Piacerebbe un po' raccontare la tua storia di scrittrice, anche perché entrando, come suol dirsi, a gamba tesa, tu scrivi, dici, dichiari, sei fortemente convinta che, insomma, per vivere bene scrivi, poi per vivere fai altro. Decisamente sì, è esattamente questo, hai già detto tutto praticamente, perché il cuore della mia esperienza di scrittrice, di autrice è esattamente questo, nel senso che per vivere bene scrivo e iniziare a scrivere, cioè per carità vivevo bene anche prima, adesso non voglio assolutamente sminuire il prima, però sicuramente scrivere mi ha aiutato a stare meglio, a vivere meglio e quindi è una cosa a cui sono legatissima, è proprio un'attività preziosa, la lettura in primis e poi la scrittura che ho scoperto da qualche anno. Poi sì, non è ancora il mio mestiere, come si suol dire, se per mestiere si intende qualcosa insomma che ci faccia guadagnare lo stipendio a fine mese, però è una cosa comunque bellissima. Arrivi dagli studi giuridici? Assolutamente sì, io arrivo da un altro mondo, per quanto sicuramente gli studi, sia quelli classici che ho frequentato prima di quelli giuridici, che gli studi giuridici mi abbiano aiutato comunque in vari sensi, credo che appunto, non dico che nulla avvenga per caso, però sicuramente ho preso un po' da tutte le esperienze che ho fatto e le ho infilate senza volerlo, senza rendermene conto, nella scrittura. Quando ho cominciato a scrivere, tra l'altro stavo preparando l'esame da avvocato quando scrissi il primo libro che poi è stato pubblicato a seguito della vittoria di un concorso letterario edito dalla mia casa editrice adorata, le Edizioni Ensemble, e quindi sì, sicuramente diciamo il mio percorso giuridico e la scrittura si sono intrecciati e ora sto provando a spostare il baricentro della mia vita sulla scrittura, però lo faccio con estrema calma perché non è semplice e perché comunque mi rende felice farlo, a prescindere dal fatto che sia o meno appunto il mio mestiere. E tu hai anticipato il libro che ti ha visto all'esordio, il Male Minore 2015. Esatto. Ed è veramente molto bella la storia legata alla pubblicazione e poi anche alla vittoria, ma direi ancora prima alla pubblicazione del testo, perché sei l'esempio di come si possa arrivare ad essere pubblicati senza insomma particolari amicizie, no? Assolutamente sì. Hai visionato un concorso che c'era su internet, hai mandato il tuo PDF, esatto, e la casa editrice l'ha valutato insomma meritevole di pubblicazione. Assolutamente sì, una casa editrice che ovviamente ai tempi era composta da sconosciuti, adesso sono persone che ho conosciuto e che sono diventate amici, quasi una famiglia, perché sono delle persone splendide, però ai tempi sì, e devo dire che è assolutamente confortante, nel senso che, come dice tra l'altro Murakami in un libro che ho recentemente letto, che è Il mestiere dello scrittore, l'accesso alla scrittura in questo senso è più libero, e io condivido il suo pensiero, di quanto magari si possa immaginare quando ancora non si è saliti su questo ring. Lui fa questo paragone e dice che non è poi così difficile salire sul ring. Effettivamente per me non lo è stato particolarmente, o meglio, avevo il tempo sicuramente di scrivere e ho avuto il tempo e il privilegio di poter mandare in giro il più possibile la mia storia. Questo senz'altro è già un dato, un fatto. Importante. Il Male Minore, la tua Il Male Clementina, Minore, esatto. La tua Clementina cosa fa in questo, nelle pieghe di questo libro? Ma sai che mi fa tanto piacere parlarne, perché ammetto che negli ultimi tempi ho parlato soprattutto dell'altro libro, il secondo, e a volte mi sembra quasi di aver un po' tradito il primo, a cui sono enormemente affezionato ovviamente, e la protagonista Clementina fa il naso. È una professione che ho scoperto esistere per caso. Stavo chiacchierando a cena con degli amici e questo amico mi parlò, non ricordo il perché, di questa professione.
che a dispetto del nome, il naso, in realtà ha a che fare con un altro, con la bocca e quindi anche con un altro senso, il gusto, perché Clementina nella vita assaggia, cioè crea sapori, assaggia ovviamente anche cibi per creare sapori, crea sapori per delle industrie che poi appunto inseriscono questi distillati, questi sapori artificiali all'interno di alcuni prodotti allo scopo, terribile scopo, di creare dipendenza nei consumatori. Comunque, al di là di tutto, Clementina lavora coi profumi e coi cibi, perché è una storia estremamente legata al piacere. E io scrivendo mi sono accorta di tantissime cose, scrivendo, questa è una fra le tante, mi sono accorta del fatto di quanto il piacere sia forse banalmente legato molto ai sensi e quindi anche molto ai profumi e ai sapori, al cibo stesso. Sono una persona che ama mangiare, bere bene e quindi nella vita fa questa, una vita romantica, un po' irreale a tratti, è un libro un po' acerbo, un po' ingenuo, è un primo libro, e insomma conduce questa esistenza caratterizzata da tanti piaceri, ama andare a vedere il mare all'aurora, all'alba, ama osservare dai tetti, le finestre illuminate con la sua amica, uno dei brani che ho scelto riguarda proprio questo, e poi tutto a un certo punto viene sconvolto, dall'incontro con un soggetto che lei trova un po' l'opposto della grazia, della bellezza e del piacere che cerca di mettere nella sua vita, e da quel momento, da questo incontro traumatico, perché succederà qualcosa di brutto, smette di provare piacere, smette Ma di. facci assaporare un pochino Sì, di questo tuo romanzo. assolutamente sì, lascio parlare il libro molto volentieri. Allora, appunto, ho scelto un brano in cui, oh, scusami, in cui lei e la sua amica vanno sui tetti ad osservare la gente, sono delle spione, perché gli piace molto, è l'inizio del libro in cui si racconta di Clementina, della protagonista, prima che accada tutto. Allora, spero si senta bene. Si Perfetto. appostarono, ok, grazie. Si appostarono sul tetto che preferivano, armate di birre fredde, e sedettero in trepidante attesa. Quella loro abitudine era nata, come spesso accade, per caso. Un giorno di qualche anno prima erano salite sul tetto di un vecchio palazzo della città, attraverso una scala adiacente, convinte di trovare la festa del secolo, ma erano arrivate in ritardo e gli strascichi di fine serata avevano fascino solo per chi aveva bevuto sin dall'inizio. Decisero di restare dopo che tutti erano andati via, felici come ogni adolescente che crede di andare contro l'odiata corrente, e finirono per osservare le finestre illuminate dei palazzi di fronte. Quale sfrenato piacere! Furono immediatamente pervase da una sensazione di calore familiare, che crebbe ancora di più quando si accorsero che esisteva un cinema che i registi tentavano disperatamente di imitare. Il piacere era al colmo. Ripetevano l'amato rito ogni volta che ne sentivano il bisogno e non appena trovavano un palazzo fornito di scala laterale. La maggior parte delle volte non assistevano a scene particolari, ma la quotidianità le inchiodava comunque per ore. Se erano fortunate, diventavano spettatrici segrete di sipari grotteschi, talvolta raccapriccianti. Clementina non scordò più il litigio furioso in famiglia. L'uomo tenette ferme le mani finché tutti sostavano attorno al tavolo per la cena. Smise di fingere nell'altra stanza, suscitando lo sconcerto delle giovani avventrici. Quella sera, fra le due amiche, venne alla luce una strana omertà. Nessuna delle due fece cenno alla possibilità di denunciare quanto visto. Come se per parlarne fosse necessario almeno un secondo episodio, in realtà temendo che farlo potesse mettere fine all'amato rito. Fecero di quel passatempo una forma d'arte. Per Clementina aveva una funzione catartica, si innamorava di vite speciali e si consolava con esistenze deteriori. Fu altrettanto brava a non porsi inutili questioni etiche, fino a che, in breve tempo, si rese conto di essere intossicata dalla possibilità di vivere quelle vite in miniatura. Quella sera erano state spettatrici di una seduta d'arpa nella camera di una musicista dal mento allungato come una vecchia pipa, che, sebbene priva del sonoro, aveva diffuso nell'oscurità una poesia muta e celestiale. Clementina si sentiva armigera di una guerra silenziosa. Era trincerata in compagnia dell'unica compagna nella quale riponeva un'incrollabile fiducia in punti di avvistamento privilegiati e sconosciuti tanto ai nemici quanto agli alleati. Quelle cime urbane regalavano alla sua fazione una visione perfetta e segreta sulle strategie di essere orribili, come l'uomo che aveva picchiato la moglie, o quell'abominevole fanciulla che faceva scorrere l'acqua della doccia senza però lavarsi, costringendo il resto degli inquilini a sopportare odori probabilmente mefitici. Ma la schiera degli alleati era altrettanto nutrita. Oltre alla suonatrice d'arpa con il mento a pipa, c'era un'anziana signora accogliente,
che concedeva alle due amiche una commovente vista sul suo salotto d'altri tempi. Ogni volta che infilava lo sguardo, rapita, in quella fessura illuminata, Clementina sentiva odore di cuoio e di buono. Aveva provato a esporre all'amica la teoria della guerra, ma quella aveva ribattuto che non c'era guerra, perché le armi erano assolutamente impari e la loro posizione godeva di un vantaggio imbattibile poiché segreta. Insomma, la sfida era unilaterale e i nemici inermi. Nel sentire quelle parole, Clementina gioì. Ogni guerra che si rispetti possedeva queste caratteristiche. Rileggere i propri pensieri, i pensieri dei propri personaggi, cosa... Come ti senti? Che sensazioni provi a rileggere? Come rinascere nuovamente? Non lo so. Ma sai che è strano, perché non mi capita così spesso, mi è capitato chiaramente di leggere dei brani. È strano, sono due sensazioni molto contrastanti, nel senso che in parte mi sembra di leggere il libro un libro scritto da qualcun altro. E non perché io senta distante questo libro da me, emotivamente o come pensieri, ma perché è un libro e sono abituata a leggere, quindi è come se durante la lettura diventassi lettrice, mi estraniassi dal fatto di averlo scritto, ed è la parte più bella perché ne godo tirandomene fuori. Poi spesso, forse troppo spesso, perché questo era il primo libro e io sto cercando di fare un percorso di uscita dai miei libri, di smentire e stupire me stessa scrivendo, perché dicono sia la prima regola e io voglio crederci e quindi devo riuscire a farlo, perché spesso ho imbastito i miei libri di giudizi e pensieri, cosa che da una parte è inevitabile, dall'altra secondo me è bene celare, nascondere per il piacere del lettore. Quindi a volte mi riconosco, mi diverte, mi emoziona sapere che questo è un libro, l'ho scritto io, ma ci sono un po' troppo. Ecco, forse devo uscirne un po' e spero di esserci riuscita con quello dopo. Era il 2015, sì. E poi naturalmente, come dici tu, si cresce, si cambia. In questo percorso di formazione, di evoluzione, ci sono degli incontri, no? Che in ognuno di noi hanno rappresentato, rappresentano dei punti importanti. So che c'è uno scrittore che insomma non è più con noi, Andrea Pinkez, che ti stimava moltissimo. Quanto Andrea Pinkez è stato importante dal punto di vista letterario per te? Andrea Pinkez è stato molto, molto importante per me da un punto di vista prima umano e poi letterario. Anzi, guarda, cronologicamente forse prima letterario, lo ammetto, perché io ho conosciuto Andrea leggendo. Ovviamente sono un'appassionata lettrice dei suoi libri, li ho letti quasi tutti. Amo il modo in cui mi piace parlarne al presente, perché è troppo triste pensare che non c'è più. Comunque amo, e poi perché in realtà appunto rimane chiaramente in quello che ha scritto. Amo il modo in cui scrive, amo il suo uso della lingua senza freni, senza regole, completamente, almeno io lo percepisco da lettrice, l'ho sempre percepito completamente autentico. Non so se lo fosse davvero, però mi fido molto dei pareri dei lettori, delle sensazioni. E dubito che sia una cosa così diffusa rimanere autentici quando si scrive, e sia successo come l'ho avuto lui. Quindi l'ho conosciuto, è stato importante, perché Andrea mi ha, insieme ad altri scrittori, tant'è che l'ho ringraziato prima di conoscerlo, prima che lui leggesse il mio libro, mi chiamasse e mi facesse dei regali infiniti, l'ho ringraziato proprio perché ho ritrovato in lui la mia passione soprattutto per la forma più che per la sostanza, per la lingua prima che per la storia, anche se poi le cose si fondono, è anche sbagliato forse fare una distinzione. E quindi mi incantava il suo modo di scrivere. Io sono una di quelle lettrici che guarda tanto all'uso delle parole. Per me uno scrittore deve saper smontare le frasi, deve saper dire qualcosa, perché è importante che si abbia qualcosa da dire, sennò meglio tacere, ma deve saperlo dire come lo sa dire uno scrittore, e non uno scrittore, non so spiegarlo. E quindi me ne sono, diciamo, innamorata artisticamente così. Io ho lasciato il mio libro, certa che non lo avrebbe mai letto, molto presuntuosa probabilmente, perché figurarsi, non mi conosceva nessuno, tuttora mi conoscono in pochi, perché mai. Mi ha chiamato la sera dopo perché io avevo volutamente lasciato il mio numero di cellulare sul libro, proprio in maniera assolutamente sfrontata, senza mezzi termini, sperando che mi desse un feedback. E mi ha detto parole grandi, nel senso che io ero incredula al momento, incredula soprattutto non tanto perché
meno male che il mio libro, cioè, insomma, sono felice che il mio libro possa piacere, però perché stimo lui come scrittore, quindi l'incredulità nasceva dal fatto di sentirmi dire da un autore che il mio libro fosse un bel libro, che c'era una ragione per continuare a scrivere. Cerco di arrivare al punto e Andrea mi ha dato tantissimo dopo, perché pur non avendo io alcun tipo di visibilità, è inutile negarlo, me ne ha regalata, non so ancora quanto, ma sicuramente me ne ha regalata. Mi ha presentato il libro, in maniera completamente spontanea, ha insistito, ha organizzato una festa, perché poi tale è stata, facendomi una sorpresa gigante, perché ha scritto una canzone ispirata al mio secondo libro, I morti di Amelia, una canzone che parla di questa assassina che lui ha trovato estremamente leggera nel suo modo di uccidere. Infatti l'ha chiamata leggera. L'ha musicata, ne ha depositato i diritti perché se faceva una cosa la faceva bene. Mi ha fatto presentare un suo libro che era appena riuscito in quel periodo, ero non agitata di più. Siamo rimasti in contatti fino a quando appunto poi purtroppo se n'è andato. E quindi niente, per me è stata un'esperienza psichedelica, cioè non mi pareva vero, era quasi troppo, perché Andrea aveva questo modo di stare al mondo autentico che io non ho sempre, che io sto imparando ora attraverso la scrittura, quindi a volte era troppo reggere questa sua esplosione di alti e bassi, però io gli sarò grata per sempre. So che può sembrare ovvio, ma Andrea mi ha dato tantissimo, perché è stata proprio un'esperienza incredibile, quindi è stato quello che mi ha dato un'esperienza che non mai avrei immaginato di fare e che c'è di più bello di vivere una cosa che non hai mai immaginato, no? Basta. I morti di Amelia, Arianna, arriva appunto nel 2017. La tua casa editrice ha continuato a crederci sempre di più, no? Sì, assolutamente sì. Loro non solo hanno dato spazio appunto a un esordiente, ma hanno continuato a crederci, hanno lavorato su di me a livello anche proprio di scrittura, mi hanno insegnato a modificare tutti quegli aspetti che sto cercando di modificare per trasformare una storia in un libro, per cercare di stare a galla insieme a tanti altri scrittori, quindi imparare delle tecniche, perché anche di quello si tratta. E mi hanno proposto di lavorare, diciamo, ancora meglio un secondo libro, e questo secondo libro appunto mi ha portato tantissimo, mi ha portato la mia prima esperienza in televisione, anche quella un po' traumatica, ma al di là di quello, cioè non era tanto la TV che è stato importante, mi ha portato proprio l'apertura a esperienze nuove, ecco, mi viene sempre da dire questo. Le più piccole, le più grandi, questa esperienza, cioè un'intervista, un dialogo, conoscere gente. E continuato a crederci e spero continuerà a farlo. I morti di Amelia, quando qualcuno dice che si tratti di un giallo rosa noir, tu insomma dimostri e testimoni, ci stai stretta, Un perché pochino. probabilmente, ecco, il tuo obiettivo è un altro, cioè l'obiettivo è proprio quello di portare avanti una indagine, analisi di natura interiore, psicologica. Esattamente, esattamente. Quindi ammetto che più che starci stretta, appunto, facevo un po' fatica, ho fatto un po' fatica a vedere quei colori che altri hanno visto nel mio libro, ma per carità, è bello che ognuno vede i suoi colori, no? Un libro è anche appunto materia grezza nelle mani di chi lo legge. E sì, devo dire che sono stati dati tanti colori. Io non vedevo neanche tanto il noir, che però mi ha portato tanto, perché mi ha portato anche a partecipare a dei festival dedicati al noir e sono grata di averlo fatto. Però più che altro sì, diciamo che il mio obiettivo, posto che uno ce ne sia, magari era un po' invisibile, comincio a mettere a fuoco adesso, scrivere, forse era quello. Mi è sempre interessato il mondo interiore, il E qual è il privato. pregio di uno dei pregi di Amelia? Uno dei pregi di Amelia, beh, sicuramente è quello di essere leggera. E questo è un pregio che io ho visto grazie ad Andrea. Mi è piaciuto perché appunto la leggerezza, se esercitata, appunto, se non si trasforma, poi è il pericolo in agguato, in superficialità, in individualismo. In realtà io credo che sia, al di là di ogni retorica, perché è un concetto un po' abusato, no? Come tanti, però credo che sia onestamente una gran dote. Credo che sia assolutamente necessario che sulla pellicola delle cose ci siano tante cose belle, altrettanto preziose, importanti, non meno importanti di quelle che ci stanno in profondità. Quindi sicuramente forse il suo pregio principale, e poi la sua ostinazione nel tentare di essere onesta, onesta con se stessa, nel tentare di essere quindi liberi, no? Perché siamo liberi solo quando ammettiamo noi stessi cosa siamo. Non è un pregio,
perché per lei, per essere onesta con se stessa, ammazza, uccide le persone. Quindi chiaramente è una provocazione, un gioco, è un'estremizzazione del concetto. Diventerà un pregio quando capirà che l'unico modo che ha per essere davvero onesta è assumersi la responsabilità di esserlo e quindi di pagare il prezzo di quello che fa. Uccidere. Avrei scelto un brano anche per lei, però dimmi tu perché rischi di fare l'intervista più lunga della Assolutamente, tua vita. voglio dire, da mesi che ti sto dietro, non potrei non farti leggere uno Grazie, stralcio del secondo romanzo. Assolutamente sì, anche perché i nostri ascoltatori credo proprio che lo stiano aspettando. e allora procedo e ti leggo, vi leggo un brano in cui lei, adesso ho dimenticato il brano che ho scelto, no, ok, una delle sue sedute col terapeuta, perché grazie a Dio perlomeno vada al terapeuta, nessuno sa che Amelia è un'assassina, ma lei comunque va in terapia. È un momento un po' simbolico, secondo me, perché è un momento in cui c'è il cosiddetto spiegone del pensiero di Amelia, che spero non sia troppo spiegone, se no qualcosa mi è riuscito male. Ok, sta parlando, entro a gamba tesa, parla col terapeuta e cerca di spiegare il suo punto di vista. Prenda un politico, non mi viene in mente un concentrato di moralismo migliore al momento. Se comprasse dei voti per essere eletto, ma una volta in carica facesse bene il suo lavoro. Se nonostante qualche dubbio, alla fine decidesse di non assumersi la responsabilità per aver comprato la democrazia, potrebbe continuare a fare il suo lavoro, a fare quello che vuole fare, a essere libero di essere se stesso, insomma, amministrando bene il paese. Se invece affrontasse le proprie responsabilità, trasformandole in colpe, non potrebbe più fare quello che desidera, non potrebbe più essere se stesso. Non crede che il problema si sia spostato dunque? Le chiese lui cominciando a tirarle fuori le risposte dalla bocca. Amelia non sopportava quel metodo distaccato e prevedibile. Ogni volta che cominciava a provocarla in quel modo, quasi dirigesse un quiz televisivo e non una seduta di terapia. Per distrarsi, immaginava un filo trasparente che dalle mani di lui si infilava nella bocca di lei, tirandole fuori, una a una, le parole, le lettere, le tanto attese risposte. Presumo di sì, se me lo chiede il problema si è spostato, rispose Amelia opponendo resistenza al filo sottile che tentava di insinuarsi nella sua bocca. Dunque, continuò cocciuto lui, il filo scavalcò il labbro inferiore. Amelia serrò le labbra come un ponte levatoio. Me lo dica lei, no? Giuro che ci rifletterò comunque e ne farò tesoro, tentò, soffiando via quell'accetto trasparente fuori dalla bocca. Anche se non ci crede, se glielo dico io funziona molto meno. E poi a quel punto tanto vale comprarsi un libro che tratta il problema e risparmiare i soldi della terapia, no? Concluse lui gettandole definitivamente il filo fra le labbra con un abile lancio da pescatore. Amelia si arrese, rassegnata. Non appena lo fece, una grossa L le rotolò sul labbro inferiore senza preavviso, seguita da altre lettere. Un attimo dopo le vide appesa quel filo lieve come panni stesi, la L, la M, la T. Quindi si ascoltò rispondere. Credo che diventi un problema di limiti, in effetti. Esatto, disse quel furbo pescatore laureato, standosene dall'altra parte del tavolo. Poi tirò ancora il filo che si tese, come gravato dal peso di una balena. Di nuovo Amelia si ascoltò rispondere. Intendo dire che se a un certo punto non ci ponessimo dei limiti, assumendoci le responsabilità delle nostre azioni, non esisterebbe più il confine fra bene e male e saremmo legittimati a fare tutto ciò che desideriamo. Ci sentiremmo autorizzati a fare tutto quello che riteniamo ci renda onesti con noi stessi e liberi di diventare ciò che siamo. Sarebbe anarchia, spaventosa anarchia. Lui le sorrise soddisfatto mentre faceva scorta ingorda delle sue preziose risposte. Sconvolta dalla conclusione che le era stata rubata dalla bocca, provò comunque a lacerare il filo sottile, ribattendo: Ma è davvero necessario che esistano dei limiti alle nostre azioni, confini da non scavalcare? È giusto non oltrepassarli se il prezzo è smettere di essere noi stessi. Lui le sorrise teneramente. Niente esiste senza confini, Amelia. Qualunque cosa priva di confini è solo un ammasso informe e senza spirito. Lo spirito ha bisogno di confini, altrimenti sguscia via come una goccia di mercurio da un termometro rotto. Se a un certo punto non si assume la responsabilità di quello che è, straborderà e non sarà mai stata libera. Per un attimo Amelia temette di diventare come il barone, prigioniero delle sue colpe. Poi ogni risposta, ogni lettera ricadde nel ventre cavo del suo spirito affollato, lasciandola senza parole. Dalle labbra umide le scivolò fuori soltanto un grosso punto esclamativo, dopodiché il filo si ruppe. Immagino tu stia già lavorando al terzo romanzo Sì, io lavoro. e non ci dirai nulla. No, 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 ci provo, giuro. Ci ho lavorato tempo fa e l'ho ripreso, ci sto lavorando. Non sono sola, sono accompagnata da chi è del mestiere e poi vedremo. Sì.
Un saluto ai nostri ascoltatori con un consiglio per la lettura in queste settimane. Cosa ci consigli? Oltre ai Allora, tuoi libri, no, naturalmente. vabbè, certo, assolutamente sì, assolutamente sì. Oltre ai miei libri, vi consiglio i libri che ho appena finito di leggere. Guarda, solo perché mi sono piaciuti e perché sono i primi a venirmi in mente. Beh, ho letto in realtà non così poco tempo fa Il mestiere dello scrittore di Murakami e l'ho trovato un libro molto utile a chiunque ami la scrittura e la lettura. Avevo qualche pregiudizio proprio legato al titolo e al tema che trattavo, immaginasse, ma e ne vale davvero la pena, non a caso è lo scrittore che è. Ho letto un bellissimo libro di Simenon, Il fondo di bottiglia, che è un libro triste, commovente, ma splendido. E ho appena letto l'ultimo, splendido, imperdibile libro di Amelino Tombe, che si chiama Sete. E li consiglio tutti e tre vivamente. Io potrei chiederti un consiglio di un libro di Andrea Pinkez. Cosa ci Un consigli? consiglio di un libro di Andrea Pinkez. Allora, dovendo scegliere, ti consiglio forse uno dei più famosi, che è Il senso della frase, perché è un libro pazzesco, è un libro completamente fuori veramente da ogni idea che si possa già avere, secondo me, di un libro, dei libri, appunto. Però il mio preferito è Fuggevole Turchese, che è una storia divertentissima e raccontata come solo Andrea sa raccontare. Quindi tutti e due, dai. E io su questo ti ringrazio Io ringrazio e ti te. abbraccio in modo virtuale. Anch'io, e ti ringrazio tanto per il tempo che mi hai dedicato, specie in un momento così difficile. Ciao. Ciao, buon pomeriggio. Avete ascoltato l'intervista, un programma ideato e condotto da Giovanni Certomà.